C'è anche la sezione di Verona della UILM, Unione Italiana Lotta alle Distrofie e Malattie Neuromuscolari, tra le associazioni aderenti alla nuova consulta alle malattie neuromuscolari nata in Veneto, che si aggiunge ad altre già presenti in regioni tra cui Piemonte, Toscana e Lazio. Quale necessità ha portato alla nascita di questa consulta? Innanzitutto per appianare la carenza informativa che c'è nell'ambito delle malattie neuromuscolari un po' dappertutto, e noi intendiamo aiutare medici e enti pubblici collaborando con altre associazioni che hanno appunto problemi quasi uguali, insomma. Quali sarà il ruolo e quali necessità più urgenti? Voi parlate anche, per esempio, della gestione della fisioterapia. Vogliamo farci sentire per attirare l'attenzione sulla carenza assistenziale e informativa, come ho detto, per creare delle equip multidisciplinari in grado di prendere in carico l'ammalato neuromuscolare e di far collaborare i medici tra di loro. La fisioterapia è un punto molto importante per le malattie neuromuscolari e ci sono molte divergenze anche a livello territoriale all'interno della regione. Quindi chi ha la fortuna di nascere a volte in una provincia è seguito meglio rispetto a un'altra. Poi abbiamo anche la volontà di attirare l'attenzione perché le malattie neuromuscolari in Veneto sono dalle 4.000 alle 4.500 e appunto vogliamo capire se questi numeri corrispondono alla realtà. Di certo non siamo in pochi.